Siamo al Clubhouse di Salice Terme e questa sera è venuto a trovarci un artista che è, devo dire, molto amato dal pubblico italiano, che gliel'ha dimostrato più volte e non ha bisogno di presentazioni. Walter Nudo, buonasera. Come stai? Io bene, tu come stai? Bene. Io voglio subito chiederti una cosa. So che arrivi da Monaco di Baviera perché sei stato a trovare i tuoi figli. Com'è andata la festa del papà? È andata bene. Vi siete divertiti? Sì, sì. Io posso dirti una roba? Ho letto su Instagram una frase che hai scritto che vorrei leggere, che mi ha colpito tanto, che è questa: i figli non sono nostri, noi siamo archi e loro frecce, il nostro compito è quello di lanciarli il più lontano possibile verso la direzione che loro sceglieranno. Come mai segui questa filosofia? È la vita. Immagino che i tuoi figli siano molto contenti di avere un papà come te, anche perché loro hanno seguito una direzione artistica. In realtà sono due ballerini, vero? Sì, sì. Hanno addirittura ballato alla Scala. Sono stati alla Scala, sì. Sì. Quindi orgoglio paterno, immagino. Sì, parecchio. Sì, sì. Ascolta, periodo molto bello per te. So che hai posato recentemente per un calendario molto in anticipo, 2020, per un'iniziativa benefica importante, corretto? Sì. Com'è andata? Come mai vuoi sostenere questa causa? Perché è giusto così, è giusto aiutare le persone, soprattutto i bambini, insomma, per me è una cosa carina. Non so quando uscirà, ad aprile, è stata una cosa carina, simpatica, insomma, è stato molto divertente. Quindi andatevelo a cercare, mi raccomando. Unico personaggio che ha vinto due reality show. L'unica persona che ha vinto due reality. Unica persona. Personaggio sì, è persona. Sono d'accordo, forse è per quello che ne hai vinti due. Non lo so, forse fortunato, forse no, non lo so. Non me le faccio troppo queste domande, insomma, cerco di andare avanti. Ringrazio il pubblico, ringrazio la gente, ovviamente, perché queste sono cose che vinci grazie al pubblico. Il pubblico si ferma, prende il tempo, paga di tasca sua per una cosa tua, quindi non sono sempre grato. Quale ti è rimasto nel cuore di più? Isola o Grande Fratello? Sai cosa si dice? Si dice sempre quello che c'è nel tuo cuore, quello che c'è nella tua banca e quello che sono i prossimi progetti sono riservati, rimangono nel tuo cuore. Mi sembra un'ottima risposta, grazie mille davvero e buona serata. Ciao.